Giornate prenatalizie all'insegna dell'artigianato ligure. A dare l'avvio agli eventi organizzati da Confartigianato Liguria sarà l'edizione 2017 di Stile Artigiano alla Spezia, dove 25 attività animeranno il centro con una mostra mercato di sapori e mestieri per 3 giorni fino a domenica 26 novembre. Stile Artigiano sbarcherà poi domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18 nel CIV di via San Vincenzo a Genova, con un'esposizione di 10 imprese del settore artistico e dell'agroalimentare. Tra le proposte presentate anche IU Liguria, il progetto che comprende circa 30 itinerari tra arte, cultura e artigianato e una settimana da artigiano. Da oggi a domenica 3 dicembre una selezione di botteghe liguri aprirà le porte non solo per spiegare lavorazioni e prodotti, ma anche per far provare concretamente un pezzo dell'attività. Credo che poi valorizzare l'artigianato in veste anche natalizia, cioè sotto una scadenza così importante anche a livello turistico, vuol dire dare una visibilità a questa economia e a queste persone che dedicano la loro vita a valorizzare le tradizioni del territorio in un'ottica moderna, importantissima. Sì, una marea di eventi per tutte le età, per tutti i gusti. C'è un solo filo conduttore che è quello della valorizzazione dell'artigianato, con un occhio di riguardo all'artigianato artistico e tradizionale. Si parte oggi alla Spezia con Stile Artigiano Sapore Mestieri, dove in Corso Cavour per tutto il weekend si potrà vedere e acquistare un artigianato di eccellenza, sia dell'artigianato artistico che del food, e si chiuderà il 3 dicembre in via San Vincenzo con una edizione speciale di Stile Artigiano. In mezzo un giorno d'artigiano diventa una settimana d'artigiano dove le botteghe artigiane apriranno i propri laboratori, ci sarà la possibilità di visitarle, ma anche e soprattutto di provare a fare un pezzo di lavorazione, perché noi vogliamo cercare di far capire agli utenti, in questo caso aperto ai genovesi, ai liguri, anche a tutti i turisti, noi vorremmo cercare, dicevo, di far capire qual è il valore dell'artigianato, quali sono le difficoltà, la bellezza, perché soltanto in questo modo possiamo far percepire al pubblico qual è il valore dell'oggetto che esce da questi laboratori. In mezzo c'è anche un IU Liguria che è un portale, ci sarà la possibilità di scoprire itinerari, ci saranno pacchetti turistici. La promozione dell'artigianato ligure continua con l'incoming di giornalisti francesi che dal 29 novembre al 1 dicembre, con il contributo di Regione Liguria e Liguria International, visiteranno e incontreranno 19 imprese liguri da Sanremo alla Spezia. Un'altra tappa del percorso che facciamo con gli artigiani, questa volta con Confartigianato Liguria, il mercato di riferimento è quello francese, principalmente artigianato artistico, e quindi per 3 giorni verranno questi giornalisti francesi e noi gli faremo vedere le eccellenze della Liguria dal punto di vista dell'artigianato artistico, quindi andiamo dai gioielli ai tessuti di Lorsica, alle sedie chiavarine, quindi diciamo un quadro generale di quelle che sono le eccellenze della Liguria, e non solo su Genova, ma logicamente sul Savonese, sul Tiguglio, quindi cerchiamo di dargli un quadro completo, per promuovere poi le nostre aziende sul territorio francese, anche perché anche a livello turistico, come vedete, gli ultimi mesi sta crescendo molto il mercato francese e quindi promuoveremo anche le nostre aziende.